È iniziato stamattina il Concistoro. Papa Francesco, salutando i cardinali presenti, ha sottolineato che la riflessione di questi giorni, oggi e domani, si concentra sul tema della famiglia, che è la cellula fondamentale della società. Cercheremo di approfondire la teologia della famiglia, ha detto, e la pastorale che dobbiamo attuare nelle condizioni attuali. Facciamolo con profondità e senza cadere nella casistica, perché farebbe inevitabilmente abbassare il livello del nostro lavoro. La famiglia oggi è disprezzata e maltrattata, è quello che ci è chiesto, ha insistito il Papa, è di riconoscere quanto è bello. Bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia, quanto è indispensabile per la vita del mondo, per il futuro dell'umanità. Ci viene chiesto, ha aggiunto, di mettere in evidenza il luminoso piano di Dio sulla famiglia e aiutare i coniugi a viverlo con gioia nella loro esistenza, accompagnandoli in tante difficoltà. I lavori sono proseguiti poi con una relazione del cardinale Walter Kasper, presidente emerito del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani.